Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video dove faccio il pagellone del giorno dopo di Salernitana-Napoli. Come sappiamo tutti, il Napoli ha vinto contro la Salernitana a corto muso, però comunque si vince. Vittoria da grande squadra, vittoria sofferta. Ieri ho fatto subito dopo la partita il post partita e niente, siamo ancora primi, si a pari punti con il Milan, ma la classifica dice che siamo primi per differenza reti e niente, ma andiamo avanti con il pagellone. Davide Ospina, alto clean sheet, alta bella prestazione, 6,5 a Davide Ospina. Mario Rui secondo me ha fatto una prestazione da sufficienza, niente più e niente meno. Ha provato anche qualche tiro in porta, per poco un tiro non andava in rete e poi però ha sbagliato troppi passaggi che poi la Salernitana poteva partire in contropiede e poteva farci male. In questo caso non l'ha fatto, per fortuna, però Mario Rui 6, solito impegno. Calidou Libali, altra prestazione solida difensivamente, ma poi finisce la partita al 76esimo di Calidou Libali perché viene espulso dalla gara e viene messo fuori dal direttore di gara. E quindi la prossima partita dobbiamo fare a meno di una presenza lì dietro come Calidou Libali, che fa la differenza, e anche grazie a lui che stiamo mantenendo tutti questi clean sheet e solo 3 gol presi in campionato e in 11 gare giocate solo 3 gol subiti, e questo fa capire come è importante la presenza di Koulibaly, quanti interventi salva risultato ha fatto Koulibaly. Quindi il comandante, ragazzi, il comandante. 6,5 a Calidou Koulibaly. Amir Rahmani, anche lui ieri ha fatto una bella prestazione, ha dimostrato di essere meritatamente titolare e ha dimostrato ancora una volta come funziona alla perfezione la coppia Koulibaly-Rahmani. Veramente una bella coppia difensiva, è una bella coppia difensiva. Rahmani 6,5. Di Lorenzo ha fatto veramente una bella gara, a me è piaciuto. Giovanni Di Lorenzo a me è piaciuto, secondo me merita il 7 Giovanni Di Lorenzo. I due davanti alla difesa, Fabio Ruiz e Zambo Anguissa. Frank Zambo Anguissa. Partiamo da Fabio Ruiz diciamo ha fatto una partita della sufficienza, quindi né più né meno 6 a Fabio Ruiz. Anguissa 6,5, altra prestazione da Anguissa davanti a Napoli, e quindi 6,5 da Anguissa. I tre dietro la punta, in questo caso Dries Mertens, perché non c'era Osimhen per il risentimento muscolare. Speriamo che almeno salta solo la gara contro il Legia Varsavia e non salta anche quella in campionato contro il Verona, che veramente è una gara dura. Lo dico perché è così, è dura. Anche una squadra come il Napoli fa fatica a batterla. Speriamo ovviamente che non... che anche se troviamo problemi la vinciamo, come in questo caso contro la Salernitana nel derby. Speriamo bene. E quindi Fabio Ruiz 6, Anguissa 6,5, i tre dietro a Mertens, quindi Lozano, Zielinski e Politano. Lozano male ieri. Lozano 5, male. Piotr Zielinski, prestazione insufficiente, ma il gol almeno lo manda alla sufficienza, e visto che è un gol così importante, 6,5 a Piotr Zielinski. Ma se non aveva segnato, da 6,5, perché ha fatto un gol pesante, ma da 6,5 passava a 4,5 Piotr Zielinski, perché non ha fatto, diciamo,
le sue prestazioni. Fabio Ruiz, anzi Piotr Zielinski, scusate, è un giocatore molto discontinuo, ti fa la prestazione bella ogni 100 anni una volta. E quando te la fa si dimostra un giocatore forte, ma poi molto discontinuo. Poi ti fa la prestazione da 4, poi da 4 e mezzo, e poi arriva la partita che fa bene, che Zielinski, scusate, domina. E in questo caso, con la Salernitana, non l'ha fatto, però 6 e mezzo, visto che ha segnato il gol pesantissimo che ci regala questi 3 punti importantissimi ai termini della classifica. Matteo Politano, diciamo, Matteo Politano, 5 e mezzo, non ha fatto una prestazione che non poco sotto la sufficienza, quindi non mi è piaciuto tanto Matteo Politano. Poi Dries Mertens in attacco, nemmeno lui mi è piaciuto. Lui merita un 4 e mezzo in pagella, 4 e mezzo Dries Mertens. Ha sbagliato troppi passaggi, si faceva sempre anticipare, e quindi male male Mertens, male male. 4 e mezzo Mertens, quindi poi valutiamo un po' i cambi, perché i cambi sono stati importanti, ma do solo 2 voti sui 4 cambi fatti da Luciano Spalletti, che Juan Jesus, senza voto. Alessandro Zaniolo, che ce lo diamo a fare anche a lui come Guancetto. Invece Elmas e Andrea Petagna sono entrati, cioè, diciamo, hanno cambiato un po' la partita, e quindi glielo diamo. Ad Elmas 6 più, ha provato anche un tiro a porta, si è fatto vedere, qualche dribbling riuscito, bravo, bravo Elmas, 6 più. Andrea Petagna, quando è entrato, ha colpito anche la traversa, e poi da lì è arrivato Mario Rui che butta il cross in mezzo, e poi Zielinski la segna, e segna il gol del vantaggio del Napoli. Bravo Petagna, 6 e mezzo, se lo merita tutto il 6 e mezzo, se lo merita tutto il 6 e mezzo. E poi infine Luciano Spalletti, che come sempre azzecca i cambi, come sempre ad ogni partita del Napoli lui mette sempre il suo timbro, per cui merita un voto alto. Merita un voto alto 7. 7 Luciano Spalletti. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, e niente. Ciao ragazzi, invito anche a voi a farlo qui sotto ai commenti il pagellone. Ok? Ciao ragazzi.